Finalmente è giunto il momento. Oggi allarghiamo il mio parco giochi. Tra non molto vedrete la mia nuova moto. Vi parlerò del perché ho fatto questa scelta e dei progetti futuri con intenzione di svilupparci. Quindi rimanete sintonizzati e andiamo al video. Woo! Ciao a tutti, mi chiamo Nicolas, per chi non mi conoscesse. Sono un ragazzo mega appassionato di moto e oggi, dopo numerose ore di lavoro, dopo molti sforzi e molte fatiche, sono riuscito a mettere assieme i soldi per una nuova moto, per un nuovo progetto e cose che ho intenzione di sviluppare a breve grazie a lei. Finalmente adesso le cose prenderanno un'altra piega, grazie alla nuova attrezzatura con cui sto registrando, che ho comprato direttamente in Australia. E grazie alla mia nuova moto che ho preso, da ora in poi porterò molti video sul canale. E vi prometto che ci saranno tantissime novità, pur se adesso siamo un po' bloccati per questa situazione del virus. Io cercherò di fare il possibile e appena la situazione si sbloccherà, ne vedrete veramente di ogni. Allora, siete curiosi di sapere cosa c'è qua sotto? Questo telo misterioso? Siete sicuri di sapere quale sarà la mia prossima moto? Siete sicuri? Sarà un due tempi? Sarà un quattro tempi? Chi lo sa, lo so solo io e lo saprete tra 2 secondi. Va bene, dai, non vi faccio rimanere con l'ansia, adesso ve la faccio vedere. Non so cosa vi sareste aspettati, ma ecco la mia nuova moto. Va bene, allora, innanzitutto vi devo spiegare un attimo perché ho sto coso in testa. Però, sapete, moto nuova vuol dire cambiamenti, quindi cambiamenti anche per me. Adesso invece vi spiego perché ho fatto questo acquisto. Allora, ragazzi e ragazze, i piani non erano questi, non volevo comprare questa moto. I piani invece erano quelli di prendere una moto targata, non un cross, e utilizzarla anche per andarci in giro, per fare gli spostamenti in strada senza problemi. Cosa è successo però? È successo che durante il periodo che io ero in Australia, il quale avrei dovuto fare i soldi per prendere la moto, mi hanno tolto il lavoro, è arrivato il virus e quindi sono venute complicazioni economiche. Io ho dovuto spendere di qua e di là tra affitto, cibo, volo, cioè dovevamo vivere in qualche modo, e i soldi pian piano hanno fatto sayonara. Quindi, a proposito di sayonara, giapponesi, alligato eccetera, ho preso una giapponese. No, scherzo. Comunque ho fatto questa scelta perché comunque io, girando nei boschi, questa moto sì, posso usarla qualche volta, posso registrare, sì, in più voglio andarci in pista, ma soprattutto questa moto sarà la mia nuova moto da stunt, la mia nuova moto con cui andrò a fare gli eventi, a girare di qua e di là e a portarmela nel furgone o comunque in qualche modo sul carrello per tutta Italia, e chissà se mai andrà anche da qualche altra parte, come un tempo sono andato in Germania. Però non rimarrà cross per molto, rimarrà cross per farmi un po' di allenamento, per divertirmi io personalmente, perché voglio provare cross, non ho mai provato a farlo, non sono mai andato in pista, infatti ci voglio andare, vi porterò dei video a riguardo. Ma poi mi serviranno dei cerchi motard e tutta l'attrezzatura per farla da stunt, che voi non lo sapete, ma io più o meno sono già organizzato per questa cosa. Devo solo recuperare un po' più di soldi per poi farla da stunt, e ciò avverrà tra qualche mesetto. Quindi nel frattempo vi porterò video con questa e vi porterò molti contenuti e voi state aggiornati, mi raccomando. Infatti settimana prossima in teoria mi arriveranno le grafiche nuove, le plastiche nuove, quindi già vedrete un restyling della moto a modo mio. Precisamente, allora, che moto è questa? Questo è un CRF 250 quattro tempi, non un 4,5, e adesso ancora vi spiego perché ho fatto questa scelta, non un 4,5 ma un 2,5 quattro tempi, mi sono, diciamo, regredito. La spiegazione è semplice: io erano 5 mesi che non andavo in moto, anzi quasi 6, metà anno,
e mi serve una moto per riabilitarmi a tutto ciò, per tornare in sella, per imparare anche cose nuove senza impazzire. Diciamo che la potenza di un 4,5 per far stunt, sì, va bene, però è anche elevata. Un 2,5 quattro tempi, a mio parere, va più che bene, cioè io ci riuscirei a fare qualsiasi cosa, veramente, già così è una best, va benissimo, però appunto ho deciso di fare questa scelta per due motivi. Uno, il prezzo dei 2,5 quattro tempi, molto più economico dei 4,50. E due, giustamente, come dicevo, quella cosa lì che è una moto un po' più maneggevole e più facile da usare, quindi credo mi troverò meglio. Adesso, per quello che l'ho provata, mi sono trovato veramente da Dio. Non l'ho provata a far stunt, quindi quello si vedrà, però sono sicuro che sarà una bestia e sicuramente mi troverò da Dio in futuro. E nel frattempo vi faccio vedere tre modifiche che ha questa moto, che a parer mio fanno già la differenza, proprio la differenza sostanziale. Le forcelle sono delle Showa, però all'interno c'è la cartuccia Hollins, come potete notare da qua il marchio di fabbrica. Successivamente, parlando ancora di sospensioni, andiamo al mono ammortizzatore posteriore, pur sempre Showa, con la modifica Manucci. Infatti questa cosa è per pochi, veramente per pochi. Quindi diciamo che a sospensioni non c'è nulla da fare, veramente perfette, non c'è nessun parolio saltato, quindi adesso mi tocco perché non si sa mai, l'ho mandata. E passiamo a parlare dello scarico, che è un'altra modifica che io personalmente sarei andato a fare, ma è già sulla moto, quindi a posto. Scarico completo a Krapovic, parliamo di collettore e silenziatore. Silenziatore col fondello in carbonio carino e fa anche molto casino. Sono sicuro che vorreste un sound check immediato, quindi adesso, dai, vi concedo un sound check. Come si fa ad accendere un quattro tempi? Prima di tutto si tira sempre l'aria, perché è freddissima, quindi non si accenderà mai normalmente. Il quattro tempi ha bisogno di una spedivellata potentissima, di forza proprio, perché sennò veramente non si accenderà. Serve la giusta forza, perché se gli dai poca forza non si accenderà mai, mai e mai. Non è come il due tempi che fai il boom così con la mano e lo accendi. Il quattro tempi ha bisogno di una forza bella potente. Ma ancora prima di dare questa spedivellata potente bisogna trovare il punto morto. Il punto morto è il punto dove noi andremo a dare il colpo, e questo punto sarà il primo punto dove la pedivella si blocca, quindi proprio in cima, come vedete qua. Io personalmente, per trovarlo, faccio così. Prima di tutto la mando giù piano piano, vedete che fa già fatica. Poi torno su e arrivo a questo punto che si blocca. Perfetto, a questo punto cosa faccio? Arrivo qua e do il mio colpo fortissimo. Perfetto, piccolo sound check fatto, torniamo a noi. Come vi ho detto, settimana prossima arriverà la moto nello stile nuovo. Quindi commentate con, secondo voi, di che colore verrà la moto, di che colore sarà la moto, o comunque se volete darmi qualche consiglio riguardo la moto, voi commentate, fatemi sapere qualsiasi cosa, io leggerò tutti i commenti, anzi mi metterò a leggerne uno per uno singolarmente, quindi voi commentate, io sarò disposto a far tutto ciò, e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, che alla prossima ne vedrete delle belle. Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting